Ancora un rimpallo di responsabilità tra Italia e India per la infinita vicenda riguardante i due maro italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Si è svolta mercoledì l'udienza in Germania, la prima del Tribunale Arbitrale Internazionale del Mare. Sono state messe in evidenza le due posizioni. Da parte italiana, dice il signor Azzarello, che è l'ambasciatore italiano, che è costretto Salvatore Girone a vivere migliaia di chilometri dalla sua famiglia con due figli piccoli, privato della libertà e dei suoi diritti, ed è un pregiudizio grave ed irreversibile del protrarsi della sua detenzione. Chiediamo che il tribunale accolga la nostra richiesta di far rientrare in Italia il nostro Marò. Immediata è stata la risposta dell'India, in quanto ha detto che far ritornare Girone in patria è inammissibile. Sarebbero necessarie assicurazioni in tal senso da parte dell'Italia, che finora sono state insufficienti. Immediata ancora una volta la risposta dell'ambasciatore Azzarello, il quale ha detto che fino a questo momento, anche se sono passati 4 anni dalla vicenda, finora l'India non ha messo in evidenza nessuna accusa plausibile. La situazione è anche più critica nel fatto che anche l'Unione Europea si è messa in mezzo a questa vicenda. Come è noto, c'è stato un vertice tra Unione Europea ed India. Il premier indiano non vuole una conferenza stampa, ma l'Unione Europea con Juncker e Tusk insistono che risponda alle domande dei giornalisti. Dal 3 aprile parte a Lucera, presso il Museo Diocesano del Palazzo Vescovile, una mostra d'arte dedicata a una tavola pittorica della deposizione di Cristo dalla Croce, realizzata circa 500 anni fa da Francisco Maioris. L'inaugurazione è prevista intorno alle 20 di domenica e a presentarla sarà il direttore del Museo Diocesano, Monsignor Luigi Tomassone, che ha anche la responsabilità dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Lucera a Foggia. Si tratta di un evento importante perché per la prima volta questa tavola pittorica viene esposta alla cittadinanza. Naturalmente si potrà visitarla fino al prossimo 29 aprile. La Germania batte la nazionale azzurra di calcio guidata da Antonio Conte. In una gara amichevole disputata all'Arena di Monaco di Baviera fra ingenti misure di sicurezza, i ragazzi di Löwe battono per 4-1 la nazionale azzurra. Il vantaggio arriva intorno al 24esimo minuto grazie ad un bellissimo gol di Toni Kroos. L'Italia ci prova a cercare subito il pari con Insigne, ma la palla si perde molto a fondo. Al 45esimo arriva il raddoppio da parte di Götze. Nella ripresa il terzo gol per marito di Draxler con l'aiuto dell'infortunio di Bonucci. La quarta rete arriva con rigore di Özil. L'Italia salva la bandiera azzurra con la firma di El Shaarawy. Per Conte serviranno ancora molti test prima di preparare la squadra che sosterrà il prossimo campionato europeo.